In realtà, per esempio, Pietro Ruffo, anche Emilio Prini l'abbiamo portati l'anno scorso, per cui ogni tanto, avendo 15 artisti da mostrare, è ovvio che uno fa una selezione di volta in volta. Qua abbiamo deciso di presentare un lavoro molto monumentale di Jeff Wall. Una parete l'abbiamo dedicata a Rachel Whitehead con dei nuovi lavori, una porta di resina. E la parete esterna l'abbiamo dedicata ai nostri artisti più giovani, che sono Eddie Peak e Prem Sahib. E quindi ci piaceva, loro si conoscono, sono amici, per cui ci piaceva metterli in relazione al loro lavoro e così avere questa selezione di quattro artisti diversi, ma che funzionavano molto bene nello stand insieme. Ellen Martin, sì. Claire Fontaine, questo è James Beckett. Noi no, quest'anno non abbiamo portato artisti italiani. Il nuovo lavoro di Tris Bonamichel, sia che consiste sia in un'installazione e sia in un nuovo sound piece, quindi è un'installazione audio e più scultoria, diciamo, del 2012. Il titolo è Ulterior Vista. Alle mie spalle c'è un Tim Rollins che lavora con i suoi costi Kids of Survivor, che sono ragazzi di varia generazione provenienti da realtà disagiate e fanno questo lavoro di gruppo. Poi abbiamo un lavoro di Padraig Timoney, che è un artista irlandese, in questo caso è un frottage dal gusto vagamente astratto. Abbiamo poi una scultura di Cheney Thompson, che è un artista americano, uno dei suoi pedestal, che sono sculture che hanno la peculiarità di avere una superficie sempre identica e che comunque devono avere una funzione di appunto di piedistallo, quindi devono presentare qualcosa. Lì in fondo vediamo un lavoro di un giovane artista napoletano che è Danilo Correale. Sono tutta una serie di pietre provenienti per la maggior parte da monumenti funerari oppure comunque oggetti archeologici. Tutte queste pietre sono utilizzate per delimitare un'area di parcheggio, quindi la funzione primaria o comunque il valore archeologico di queste pietre è completamente svilito. Uno scarabocchio di Carl Lendel, che è un artista di Los Angeles molto apprezzato e diciamo in fase molto emergente, che come caratteristica principale ha l'uso della matita. Non è un unico tratto, ma è una linea continua ottenuta tratteggiando lentamente. Un altro lavoro di Tim Rollins, in questo caso basato sul libro Invisible Man di Ralph Ellison. IM, ovviamente IM sta per l'iniziale di Invisible Man, ma anche un grido di affermazione dei costi di cui dicevo prima, in punto I am, io sono, io esisto. E infine poi abbiamo dedicato una stanza a una serie di lavori nuovi di inglese Matt Collishaw, e sono lavori tratti dall'ultima mostra Crystal Gaze, e si tratta di cornici in resina retroilluminate. Quello che si vede illuminato è una foto tridimensionale di uccelli tropicali e piante congelate. La particolarità è che c'è un ciclo luminoso che dura un tot tempo, e una volta spento possiamo vedere che resta solamente sotto forma di specchio.
alle mie spalle questa installazione di Daniel Knorr, un artista rumeno, un'installazione di 70 fotografie realizzate in occasione di una performance che l'artista fece durante la Quadriennale di Copenaghen nel 2008, e quando appunto ricoprì quasi un centinaio di statue con dei passamontagna nell'intento di rubare l'identità e la memoria locale, territoriale. Infatti il progetto si chiama Stolen History. Poi un altro artista che è stato portato da noi qui nello stand è Fabian Marti, con questi due lavori che sono già stati esposti in realtà nella nostra galleria nell'ultima personale che l'artista ha fatto un anno fa, e sono opere legate appunto all'inconscio, a questo studio che l'artista fa sulle alterazioni mentali. L'altra artista che abbiamo portato è Giulia Piscitelli, artista napoletana, già presente all'ultima edizione anche della Biennale di Venezia, e questi sono tre scatti del 1995, quando l'artista si faceva appunto riprendere con questa maschera da tigre in alcuni paesaggi abbastanza noti, ma anche legati alla sua intimità del territorio campano. La signora con la camicia blu è la curatrice dei progetti speciali di Venezia.